L'Auditorium Cavalier Magnetto di Almese è stato teatro, venerdì 4 maggio, del premio letterario per ragazzi Giorgio Calcagno. Graditi ospiti della premiazione sono stati Suor Giuliana Galli della Fondazione San Paolo ed Alberto Sinigaglia, presidente dell'Ordine dei giornalisti. Soprattutto perché sono delle persone sensibili. Protagonisti della mattinata sono stati però gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con le loro poesie e con la loro musica. I componimenti premiati hanno svelato grande sensibilità e maturità tra i ragazzi. Quando c'è il vento, gli alberi cantano. Quando c'è il vento, gli alberi ballano. Quando c'è il vento, gli alberi agitano le loro braccia per afferrare gli uccelli e dargli rifugio. Quando c'è il vento, gli alberi perdono le loro mani. Quando c'è il vento, gli alberi cadono. Quindi muoiono? Secondo me no. So che nascerà un nuovo albero che si unirà alla festa e il vento organizzerà. Questo è un testo fra i finalisti della scuola primaria. Una delle cose più belle che l'umanità ha lasciato a noi. È una eredità stupenda, sono le parole. Dopo la lettura delle opere, gli studenti sono stati premiati direttamente dagli ospiti, Suor Giuliana Galli, Alberto Sinigaglia e da una commossa signora Calcagno. Ringraziamo insieme l'umanità per averci lasciato in eredità da portare avanti la parola. E mi avete regalato veramente una giornata stupenda. Le poesie che avete sentito sono lo specchio di quello che voi siete. Ragazzi, informatevi, leggete i giornali, ascoltate la radio, la televisione, non perdete nessuna occasione per informarvi, per essere cittadini informati. Una giornata ricca di emozioni, ricordi e promesse, ricamate tra musica e poesia.